Buongiorno, bentornate e benvenute in questo nuovo vlog. Ciao. Ale è tutta felice del suo nuovissimo seggiolino. Ovvio. Ovvio, perché non so se siete aggiornate, ma la normativa è cambiata. E quindi l'alzatina non basta, serve alzatina con schienale. E in realtà comunque noi stavamo valutando di prenderglielo perché quando si addormenta almeno alla testa comoda, cioè o avremmo preso un sostegno per il collo oppure avremmo cambiato in ogni caso perché non era fattibile. Non mi piaceva il discorso nanna perché, per carità, faccio sempre tratti brevi, quindi non dorme mai. Ma quando facciamo gite e quant'altro non era proprio il massimo della comodità. E mi piace veramente tanto. L'ho preso su Amazon, se siete interessate, mi pare per 60 euro, una cosa del genere, 69 e 90, insomma, giù di là, insomma, tra i 60 e i 70, se non erro. Ed è bello robusto, mi piace veramente tanto. Sono Anche a proprio. me. Anche a te piace, amore? Un mondo. È più bello sottile che io mai vi. Amore. Perché è di Frozen? Ci sono Elsa e Anna là. O solo Anna, no, Elsa e Anna, non so se mi spiego. Allora, ragazzi, nell'altro sedile, anche quello che abbiamo sempre portato in casa, lo ricordate? È sempre di Elsa anche l'altro. Sì, c'era Anna e Elsa che aspettate che. Arriva fratellona adesso. Ragazzi, pensate che io li amo Vi amo troppo. troppo. Allora, ragazzi, poi. Dai, adesso spegniamo che dobbiamo vedere il fratellone. Ragazzi! Ciao, a dopo. Ragazze, salto temporale, mamma mia, ho fatto il mondo. Adesso sto sistemando le ultime cose. Occhio, non spegnete la switch, per favore. E niente, ho pulito il bagno, ho pulito qua fuori il. Diciamo, lo spazio che ho qui davanti casa. Ho fatto veramente di tutto e di più. Mi sono dimenticata che avevo una sorpresa per i bambini. Quindi adesso li devo far riscendere. Ale, Fede! Scendete un attimo che mi sono dimenticata una cosa. Aspetta. Specie tu che solitamente sbirci, Fede. Io? Sì. Ma quando io Ubi? Chiusi. Li ho chiusi. Li ho curiosa. Speriamo che non è un altro sedile. Un altro sedile? No, non è. Vabbè, direi che ti è piaciuto il sedile, no? Sì, ma ce n'è due. Ah, beh, due, sì, effettivamente. Un po' troppo. Vabbè, ce l'hai anche allora. quella di papà così. Allora, Fede, apri le manine. Anch'io? Bubi, apri. Aaron, non è per te. Mettila. Perfetto. Cos'è? Cos'è? Tieni. No, la so già cos'è. Cos'è? No, no, dai, era una bugia, mamma. Hai visto? Quindi devi imparare a colorare. Aaron, non è per te. Aaron. Mi vuole rubare. Vuoi colorare, Aaron? Dai, ti diamo un Dai, foglio. vado a prenderti il foglio e la penna. Sì, coloriamo! Scarta la carta, non scarta. Gira, gira. Sì, ma cos'è? Sì, ma cos'è? Leggi! Qua! Ma Apriamola Vabbè, subito. sì, eh. Spacchettamento in diretta. Dan, 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 dan. Aspetta, Eh sì, certo, ma fagliela vedere. È anche portachiavi. È carinissimo, quando l'ho vista ti ho pensato. aspetta.
Dai, fagliela vedere a tua sorella, se no non muore. Poi, braccialetti. Piano, piano, delicata. Cosa fa a far uscire una penna? No, no, è una penna normale, Ale. Ah. Aaron, santo cane. No, ma so... mamma c'è. Wow, qua ci siamo svegliate dalla nanna e siamo già operative. Già. C'è anche Ciro. Che è un po' monellino. Ha fatto tanta ninna anche lui. Adesso si è svegliato. Guardate che meraviglia. È una meraviglia questo disegno. Lo dico già perché verrà la bellissimo. La loro. Contando sì. Che ieri hai fatto il vaccino, sarai un po' così così. Così così per il vaccino. Sì. E poi qua abbiamo medicine, ragazzi, dove trovarle. Ragazzi, dovete guardare subito me. Se, guardate tutto il giorno me e mentre coloro. Qui. Ragazze, buongiorno, anzi buon pomeriggio, vi continuo oggi il vlog perché praticamente sono stata male 2 giorni e quindi ve l'ho scritto anche su Instagram e quindi ho detto vabbè, continuo oggi visto che oggi stiamo andando alla fiera d'autunno, oggi secondo giorno d'autunno, quindi buon autunno a tutti e niente, stiamo per uscire, stiamo andando alla fiera d'autunno appunto che c'è in paese, non vedo l'ora letteralmente perché io adoro queste cose, specie in autunno proprio ci vado pazza. Quindi non vedo l'ora e vi porto con me così vi faccio vedere un po' cosa c'è in questa fiera. A dopo. Hey, won't you stay a little bit longer? Sorry, didn't mean to, but I heard you cannot. Bubble tea. Io no, io passo. Preferisco magari allora, 2 castagnette. L'ho preso a Federico, l'ho preso. Adesso almeno lo sono preso pure io. Con un piccolo problema. Mizzichina quanto è aspro. Marie, ho preso il frutto della passione. Guarda che non è così aspro. Sono gigante. È giunto il momento. La prima castagna di ottobre. Di settembre. Ehi tu, da druncola. La prima castagna di settembre. Amore. Come sono? Buone? Ciao. Meritano? Quella sbuccia. Ah no, è già sbucciata. Ah. Pure tu. La druncola di castagna. Vabbè. Io mi finisco il bubble tea molto non ti piace? Molto asproso. Non le piace, so bene. Non piace neanche a te. Mamma, c'è un bel po' d'acqua. Vai indietro, aspetta. Mi piaceva questa. 7,99.
Ragazzi, allora siamo tornati, vi faccio vedere un attimino le cose che abbiamo preso. Allora, alla fiera io ho preso questa giacchina che è praticamente nera con delle righine azzurre. Ma proprio neanche si percepiscono se non c'è la luce, quindi sembra nera in realtà. Però ho pensato con i jeans che mi potesse andare bene, iniziando appunto a esserci un periodo un po' più freschetto, ho voluto prenderla per averne una in più, insomma, così. Ed è anche un po' più elegantina rispetto alla classica felpina e cade anche abbastanza lunga, cioè non è proprio una felpa corta, quindi perfetto. Ha appunto la sua cernierina, molto molto semplice, mi sembrava anche una bella cerniera, bella morbida. E non è troppo spessa, proprio una via di mezzo che va bene proprio per l'autunno, così. Poi ho preso solo questo, sinceramente alla fine più che una fiera, cioè molto carina, devo dirvi la verità, però sembrava più un mercato, ecco, una fiera semplice, ecco, giostrine ce n'erano poche. Abbiamo preso delle castagnette, Ricky mi ha preso le castagnette perché ne avevo voglia, mi ha chiesto se volevo il bubble tea ma non mi andava, quindi mi ha fatto assaggiare il suo e poi mi ha preso anche qualche castagna. E poi ragazze, questo gesto che ha fatto Fede, cioè veramente mio figlio riesce sempre a colpirmi, è una cosa allucinante. Praticamente io ho un banco di giochini, gli ho fatto vedere questo. Questo qua ha un significato tenero per me, nel senso che me lo comprò mia mamma quando vivevo ancora con i miei genitori per Halloween, e questo qua, mettendogli le batterie e accendendolo appunto, fa una canzoncina, dice trick or tick, che vorrebbe dire dolcetto scherzetto, e me l'aveva regalato mamma, però quello che avevo io si è rotto, insomma ce l'avevo ma forse l'avevo buttato, forse ce l'ho da qualche parte, ma ce l'ho ancora quello che avevo, però non funzionava più, non mi ricordo se l'ho buttato o ce l'ho ancora in qualche sacca dei peluche, però comunque non funzionava più. E quando mi ha vista a dire oddio, ma è lui, è uguale, identico, ma penso a te, poi è andato con Ricky e me l'ha preso. È stato veramente un gesto dolcissimo e quindi lo custodirò ancora con più amore ancora, perché è un ricordo di mia mamma. Ma ora acquisisce ancora più valore perché Fede ha visto che io l'ho ritrovato uguale e me l'ha ripreso lui, quindi lo custodirò per sempre questo, non lo butterò mai, 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 mai. E quindi queste sono le cosine del mercato. Mi commuovo perché... Sì, ha fatto un gesto... Ha fatto un gesto veramente molto bello, cioè il legame che c'è con mio figlio è veramente unico al mondo, anche con Ale ovviamente, ma lei è più piccola, è un po' diverso. E io e Fede ne abbiamo passate veramente tante e il nostro legame è sempre più forte, cioè anche chi cerca, no, in tutti i modi disperati di rovinare questo rapporto, purtroppo più fa così più lo rafforza e quindi il nostro è un legame veramente unico. Comunque, bando alle ciance, siamo passati anche da Carrefour e abbiamo preso delle cosine giusto che ci mancavano, quindi appunto questo qua, il maxi roll, perché eravamo senza Scotex. Poi Ricky ha preso del pane, perché senza pane devo fare un po' di spesa, quindi è stata proprio una spesina di emergenza. Poi yogurtino di Super Mario, poi sempre i bambini, li abbiamo lasciati un po' troppo liberi in questo supermercato. E si può notare, ovetti Kinder, questi qua di, sono molto carini, con i supereroi. Baby Belle della Disney, credo, c'era l'edizione con Disney, perché c'è Paperino qua. Non so se lo vedete, comunque c'è Paperino, c'è Chop, Chip e Chop, c'è di nuovo Paperino, c'è Topolino, quindi insomma era l'edizione Disney con il concorso, eccetera, eccetera. Poi cubetti di panna, perché Ricky mi ha chiesto per stasera la pasta, panna e prosciutto. Poi ha voluto una di queste da portarsi. No, è tutta deformata. Vabbè, da portarsi, non ho capito, al lavoro, una cosa del genere. Peccato che
non sta in piedi, c'ha dei problemi questa lattina, non so cosa gli sia successo. E poi sono felicissima perché questo lo cercavo da una vita, ragazze. Cercavo questo zucchero a velo con l'esclusivo tappo setaccio, non ce l'ha nessuno, ho fatto una fatica allucinante a trovarlo e se riesco poi lo riempirò. Insomma, anche se in cartone, però cercherò di, tanto prima che lo finisco, questo 200 grammi di zucchero a velo con il dosatore, comunque se uno fa i pancake e cose del genere, comunque dura veramente un sacco, una spolverata e via, quindi ok. Poi altro sacchettino, abbiamo preso delle briochine perché non avevo nulla per la merenda di domani, neanche il pane, quindi ho detto vabbè, prendiamo dei croissant. Poi ho visto questo in offerta al 50%, il bonron allo specchio, l'ho preso, è davvero qualcosa di diverso. Poi vabbè, la panna per la pasta di stasera, un Philadelphia al salmone, della panna fresca perché voglio fare la torta, come si chiama, cheesecake mi veniva. Poi non so, mi è venuta una voglia pazzesca di canestrelli e quindi ho preso questi, gli originali della Sassellese, sono super, sono veramente buoni i canestrelli, mamma mia. E poi un pezzettino di pane siciliano con i semini, che anche lì venduto così sembra veramente che qualcuno l'ha morsicato, cioè proprio un pezzo proprio tagliato così, vabbè, non mi piace. E quindi anche questo, e questo è tutto ragazze, questo è quello che ne è uscito da questo bel giretto tutti insieme. Io spero che vi sia piaciuto venire con noi, farvi un giro con voi, commuovermi con me, commuovervi con me per questo gesto di fede, un po' di spesina e basta. Adesso vado a preparare, anche se è un po' prestino, sono solo le 6, però chiudo qui questo vlog perché è già durato 2 giorni e basta. Vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao.